Si intitola Prima fermata, l'album di esordio del saccense Gaspare Donato Ciaccio in arte Gidici, uscito proprio oggi. 11 le canzoni incise che compongono il disco. Stiamo ascoltando in particolare un frammento tratto dalla canzone Stazione. Io aspetterò ed io ci sarò. Un percorso abbastanza lungo, abbiamo iniziato con questi 9 singoli tra 2018 e 2020 e ora dopo un anno e mezzo di lavoro che insomma è continuato tra i vecchi singoli e durante la quarantena un po' a distanza, un po' di presenza quando si poteva, abbiamo fatto questo nuovo album con 11 tracce inedite, tra cui una traccia bonus, che è disponibile da mezzanotte, è già uscito su tutti gli store digitali e nei prossimi giorni anche arriverà in copia fisica. È distribuito tra l'altro da Musitalia, che è già un piccolo traguardo rispetto all'auto, diciamo, distribuzione. E quindi questo, tanta soddisfazione, tanto, tanto lavoro e tanti generi dentro anche, posso dire sinceramente, pieno di sorprese. Ti tira da più, dai. Sono segni che va bene se ci sei. Un disco che rappresenta sicuramente una prova artistica importante per Gidici, giunto al culmine di una lunga gavetta che lo ha messo alla prova, naturalmente anche come autore. Il disco è disponibile in tutti gli store digitali e a breve sarà disponibile anche il CD. Sei autore sia di musica che dei testi, no? Sì, infatti nel disco c'è un papello di mie informazioni con testi, musica, arrangiamenti, produzione artistica ed esecutiva e poi la produzione discografica chiaramente di Musitalia. Chi ti ha collaborato dal punto di vista musicale? Allora, in studio ho lavorato con Giuseppe Corona, Stefano Gallo e Accursio Sclafani, quindi Studio Newton e Bathroom. E mentre hanno dato voce, diciamo, all'album insieme a me con i cori o altro, Ignazio Catanzaro, Francesca Bonura, Pasquale Bono e Gianleo Licata. Ma cosa si prova a tenere tra le mani un lavoro discografico? Un ragazzo che ama la musica, che l'ha fatta diventare la sua passione, potrebbe anche diventare, noi te lo auguriamo, il tuo lavoro, questa è la prima dimostrazione. Sicuramente tanta soddisfazione, tanta tensione anche perché comunque chiaramente c'è il peso di tanto lavoro, di tanto tempo, però tanta soddisfazione, tanto, tanto piacere chiaramente, non si può negare. Prima fermata infatti è un po' un paradosso perché la copertina diciamo, raffigura un uomo su una panchina che però si è già incamminato, quindi è una prima fermata dove si riparte, è un po' quando nella vita uno si ferma per poi ripartire o dallo stesso punto o su una nuova strada. Infatti anche i colori, il disegno della copertina fatti da Stefania Cacace, raffigurano questo universo che si interrompe per un cubo bianco e riprende dentro, diciamo, il personaggio. È un po', diciamo, particolare, un po' simbolico. A chi dedichi questo lavoro, Gaspare? Bella domanda, alla musica. Ed io aspetterò, ed io ci sarò.